Ma cioè, io volevo veramente raccontare le mie avventure, però in realtà avevo un sacco paura del giudizio degli altri. Quindi, sinceramente, stavo per mollare. Ma allora, appena mi sono laureato in scienze motorie, ho iniziato a lavorare subito nel settore sportivo. Ma in quel periodo iniziai anche a leggere l'autobiografia di Steve Jobs. E notavo un po' di differenze, no, tra le nostre vite. Quella cosa, unita al fatto che non mi sono mai piaciute le regole o le imposizioni, mi ha spinto a provare a fare l'imprenditore. Mi sono fatto il business plan, ho ottenuto un finanziamento dalla regione e ho aperto la mia prima palestra privata. Poi l'idea è piaciuta e in breve diciamo che da lì ho un pochino preso il via. Infatti, alla prima palestra ne è seguita un'altra. E quindi ho deciso di fare una cosa che andasse un po' oltre. Infatti mi sono avventurato in un progetto all'estero, in Bulgaria. Anche se quello, a differenza delle palestre, diciamo che tra una cosa e l'altra non è finito benissimo. Però in realtà la cosa positiva di quel viaggio è stata che ho iniziato a fare video per documentare tutta quella stranissima avventura. E diciamo che lì è scattato qualcosa. Perché tutte le cose che mi sono sempre tenuto dentro, forse perché figlio unico, e che scrivevo in decine di Moleskine che però ho a casa, volevo trasportarle nei video. Il problema è che avevo un po' paura del giudizio degli altri. D'altronde, chissà chi le guarda, chissà cosa pensa di quello che faccio, ma soprattutto, se poi fallisco in qualcosa che però ormai ho dichiarato al mondo intero? Quindi, sinceramente, stavo per mollare. Cioè, alla fine stavo bene dov'ero, no? Quindi perché rischiare? Poi ho pensato che, così come per le mie attività, l'unico modo per capire se una cosa funziona è farla in pratica. E allora negli ultimi mesi, qui su YouTube, ho provato diverse location, luci, modi di parlare, format, e qualcosa è successo. Ma oggi sento di aver trovato la mia strada nei video, che siete voi, cioè voi che guardate i video, commentate con cose in realtà incoraggianti, con cui ci scriviamo in privato e con cui ormai ci vediamo anche al di fuori. Quindi oggi sono qui su YouTube, dove ovviamente continuo a sperimentare e a cercare di migliorarmi, ma che intanto sento di aver raggiunto almeno in parte quello che volevo raggiungere. E non intendo solo collaborare con le aziende o raggiungere numeri, che non vorrebbero in realtà dire niente presi così da soli, ma intendo che finalmente racconto le mie avventure, che mi posso confrontare con altre persone e che quindi possiamo crescere tutti insieme.